Ciao a tutti ragazzi, oggi video diverso dal solito perché andremo a commentare la chiusura di Ryujinx. Che cos'è Ryujinx? È, per meglio dire era, l'emulatore di Nintendo Switch che assieme a Yuzu sono stati eliminati dai legali di Nintendo. L'articolo che andremo a leggere è di EveryEye. Se volete comunque articoli simili potete tranquillamente cercare Ryujinx su Google e troverete centinaia di articoli simili. La notizia risale a settimana scorsa, quindi è del 2 ottobre 2024. Io sto registrando una settimana dopo, il 9 ottobre. Però comunque le informazioni sono sempre quelle. Non sono arrivate tante nuove novità, quindi meno male, la solfa è questa. Andiamo a leggere. Ryujinx, celebre emulatore di Nintendo Switch, ha fatto la fine di Yuzu, avviandosi praticamente verso la morte certa. Ma che cosa è successo e perché l'emulatore non è più disponibile per il download? Inizialmente si pensava ad un problema con l'hosting di GitHub, ma in realtà nelle ore successive è arrivato un chiarimento. Lo sviluppatore responsabile del progetto Ryujinx ha ricevuto pressioni dai legali di Nintendo of America per mettere fine alla vita dell'emulatore. Non è ancora chiaro cosa accadrà, perché lo sviluppatore non si è pronunciato a riguardo, ma sono in molti a credere che l'autore di Ryujinx accetterà l'accordo proposto da Nintendo per evitare di finire in causa con un'azienda difesa da alcuni degli studi legali più agguerriti e temuti al mondo. Al momento il sito di Ryujinx è stato messo offline e l'emulatore non è più disponibile per il download da GitHub. Ci sono ben poche speranze che Ryujinx possa tornare online secondo la community nata intorno all'emulatore e, probabilmente, presto ne verrà annunciata la morte definitiva. Ryujinx si avvia quindi a seguire la strada di Yuzu, altro emulatore di Nintendo Switch, chiuso e scomparso definitivamente nel giro di pochi giorni, nonostante i tanti tentativi per riportarlo in vita. Nei mesi scorsi, Nintendo ha fatto rimuovere dalla rete oltre 8500 cloni dell'emulatore Yuzu, compresi eventuali hosting e repository dell'emulatore originale. Andiamo ad analizzare un attimo la notizia. L'autore di Ryujinx accetterà l'accordo proposto da Nintendo. Che cosa significa? Nintendo va avanti con lettere di cease and desist, nel senso che se ti contattano i legali di Nintendo, loro ti propongono una scelta da fare, ovvero se tu sei programmatore o creatore di emulatori Nintendo o distributore di giochi di Nintendo, ti danno la possibilità di chiudere baracca e burattini per non finire in processi legali contro l'azienda. Il buon 99,9% dei casi la via più facile è questa, ovvero chiudere tutto, chiudere pagine, chiudere i vari download per evitare multe o comunque costi insostenibili da una persona singola normale. Per quanto riguarda GitHub, che cos'è GitHub? GitHub è una pagina per i programmatori, nel senso che vari programmatori di tutto il mondo, più precisamente creazione di software FOSS, ovvero pre-open source software, pubblicano il loro codice sorgente qua. Cosa vuol dire? Vuol dire che se te ne intendi di informatica o comunque programmazione, tu puoi andare a sbirciare direttamente il codice e proporre bug fix, proporre aggiustamenti, proporre nuove funzionalità, eccetera, eccetera, eccetera. Tra cui link diretto al download. Bene, se andate su GitHub a cercare il download di Ryujinx, non lo trovate più. Cosa ne penso di questa causa? Per quanto riguarda l'emulatore, in sé per sé non ti dà la possibilità di emulare giochi Nintendo. Mi spiego meglio. Avendo l'emulatore, ovvero il software, non hai automaticamente il listato di tutti i giochi di Nintendo Switch, ok? Quindi ti devi procurare la ROM. La ROM, idealmente, dov'è che te la vai a procurare? Te la vai a procurare dalla copia fisica del gioco. Quindi tu, volendo, puoi estrarre la copia fisica, mettertela sul PC e giocare tranquillamente. Quindi per quanto riguarda la chiusura dell'emulatore, secondo me è una cazzata pazzesca. Per quanto riguarda i siti di distribuzione di ROM, sono contrario, ma Nintendo si deve dare una mossa a creare una loro piattaforma scaricabile da Google Chrome o comunque PC per acquistare i loro giochi, ovvero una piattaforma analoga a Steam.
io non capisco perché dopo tutti questi anni non abbiano ancora ideato una simil piattaforma Steam, loro personale, per vendere tutti i giochi per una versione PC, o comunque fare un accordo con Steam per mettere i loro giochi disponibili a tutti, in modo tale che io mi devo prendere una sola copia di Super Mario Bros. Per il NES, Super Mario Bros. 3 per il NES, di Super Mario 64 per il Nintendo 64, di Ocarina of Time, del remake di Ocarina of Time per 3DS, tutto in un unico punto, in modo tale che io loggo nella mia bella applicazione e mi ritrovo tutti i giochi pronti da scaricare, o comunque con i miei file di salvataggio, achievement, obiettivi, guide scritte da utenti, eccetera eccetera eccetera, con quei vari controlli, quello che volete. Secondo me l'approccio di Nintendo per quanto riguarda le ROM è giusto, ma non deve essere applicata la stessa cosa all'emulazione, perché se io voglio giocarmi un Breath of the Wild, un Tears of the Kingdom, un Super Mario Odyssey a più di 60 fotogrammi al secondo, non posso aspettare 7 anni, perché vi ricordo che Nintendo Switch è uscita il 3 marzo 2017, 7 anni dopo stiamo ancora aspettando una data ufficiale di Switch 2, o comunque il trailer di presentazione di Switch 2, per giocare dei giochi usciti 7 anni fa, e per quanto riguarda Tears of the Kingdom l'anno scorso, a più di 20 fotogrammi al secondo, perché ci sono limiti tecnici o comunque di stabilità atroci. Per quanto riguarda Breath of the Wild è un po' limitato per il semplice fatto che rispetto a Tears of the Kingdom non c'è coinvolta tantissimissima fisica, nel senso che i punti in cui si laggava di più era il borgo degli Zora, perché c'era tanta acqua, e stessa cosa per quanto riguarda il logo della Master Sword. Adesso se riesco vi metto in sovraimpressione cosa intendo, però giocare a dei giochi stupendi, perché parliamoci chiaro, i giochi di Nintendo sono tra i più belli usciti sul mercato, tra Odyssey, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, non è possibile che ti devi subire un calo di prestazioni così alto dovuto al fatto che la console è vecchia di 7 anni. Io spero solo che nei prossimi anni Nintendo converta le sue spese legali in spese per ricerca dell'hardware, così almeno avremo una next gen più performante o comunque dignitosa sotto il punto di vista qualitativo e di stabilità. E niente ragazzi, questa è la mia opinione sulla chiusura di Ryujinx. Spero che questo video un po' più leggero vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.